La cultura del popolo terrorizza chi lo governa. La stampa non deve essere soggetta a censura. La dittatura mediatica è fatta per sterilizzare l'intelletto della massa. La dittatura mediatica è fatta per sterilizzare l'intelletto della massa. Ho capito, sai. Sono tu riesci a sentirmi. Non devi andare da loro. Reagisci! Riprenditi i tuoi pensieri! Questo è il nostro amore. Noi possiamo salvarti. Chiamaci! Non rinunciare! Tutti devono poter manifestare liberamente il proprio pensiero. Il dottor Umiglio riceve dal lunedì al venerdì suo appuntamento. Da quanto tempo sono ricominciati? Giorni. Settimane. Settimane, dottore. Mi è venuta anche voglia di andare a teatro. Cazzo mio. È proibito andare a teatro. Ed è anche dannoso per la salute. Ti fanno il lavaggio del cervello lì dentro. La stampa non deve essere soggetta a censura. Le sente ancora? Sì, sì. Stai tranquillo. Fidati di me e del nostro governo. Il nostro governo ha a cuore la salute dei propri cittadini. Lei si fida di me e del nostro governo? Le raddoppio la dose. Se a loro due interessasse lei o piacesse lei parecchio, rischierebbero il TC? Non ti permettere mai più, mai più, ok? Mai più! Va bene! Mai più! Sono in assoluto il
maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. Benevolenza, ti prego perdonami, ti parlerò delle mie debolezze, ipocrisie e mediocrità, offrendo le mie più recondite nudità, ti darò prova delle mie. Vostra volontà affinché non cada in tentazione di imparare, immaginare, inventare, ragionare, sognare, vivere, eliminazione di ogni forma di interrogazione, divani sfondati davanti a un Dio a 100 Hz. Sarei onorato di poter contribuire attivamente a